Buongiorno e benvenuti a Punto Europa. Nel vecchio continente tira una brutta aria. Secondo infatti un'inchiesta del quotidiano Guardian, il 98% della popolazione europea respira aria tossica. Gravissima la situazione nella pianura padana, dove i livelli medi di particolato superano di quasi 4 volte i limiti consentiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Europa punta sull'energia pulita per fermare l'inquinamento. Il servizio di Maria Luisa Bisogni. Il vecchio continente è in bocca alla strada delle energie pulite e fa affidamento sull'energia verde anche come strumento di sicurezza energetica. La crescita prevista delle energie rinnovabili 2023 in termini di elettricità pulita, caldaie a bioenergia, pompe di calore, tecnologie solari termiche e geotermiche potrebbe sostituire quasi 8 miliardi di metri cubi del consumo annuo di gas a fine 2023 e oltre 17 miliardi di metri cubi nel 2024. Ecco i paesi più virtuosi per produzione di energia green, secondo i dati Eurostat. Austria 78%, Svezia 75%, Danimarca 65%. Seguono Portogallo, Croazia e Lettonia che superano la soglia del 50%. Nel dettaglio a primeggiare tra eolico e solare sono Germania e Spagna. La quota di rinnovabili nel mix energetico della Germania ha raggiunto il 50,3% nei primi 3 mesi del 2023. Si punta però a raggiungere l'80% entro il 2030, per dire addio al carbone dopo la chiusura delle ultime 3 centrali nucleari del paese. Anche la Spagna è sulla buona strada per soddisfare già da quest'anno più del 50% del fabbisogno nazionale con energia pulita. In particolare, il paese è stato uno dei primi ad adottare l'eolico onshore, tecnologia che ora rappresenta oltre il 20% della produzione di energia elettrica spagnola. Significativi investimenti nel fotovoltaico hanno anche aumentato la generazione di energia green negli ultimi anni. Al contrario, la Francia, che ha deciso di puntare sul nucleare, sta disattendendo l'agenda verde UE. Ad oggi la produzione di energia pulita del paese copre appena il 19,3% dei propri consumi, mentre la quota avrebbe dovuto essere del 23% già nel 2020, secondo gli obiettivi che la stessa Francia si era prefissata. In Italia, nel primo semestre 2023, l'energia green ha soddisfatto il 35% della domanda nazionale. La produzione di energia da fonti ecosostenibili è cresciuta del 4,3% rispetto al 2022 ed è così ripartita: 43,5% idrico, 31,4% fotovoltaico, 12,1% biomasse, 9,2% eolico, 3,8% geotermico. Altri stati continuano la loro corsa, Paesi Bassi e Polonia nel fotovoltaico e Svezia nell'eolico. Sorgerà in Belgio, nel Mare del Nord, a 45 km dalle coste, la prima isola energetica artificiale del mondo, grande quanto una dozzina di campi da calcio. Si chiamerà Princess Elizabeth e sarà una vera e propria estensione in mare della rete elettrica nazionale per collegare la terraferma con i parchi eolici offshore e diventare un nodo centrale per future interconnessioni elettriche con altri paesi, tra cui Danimarca e Gran Bretagna. Buongiorno all'onorevole Francesca Peppucci, Forza Italia, Partito Popolare Europeo, collegata da Perugia. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno anche dalla nostra sede di Bruxelles, Laura Ferrara, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuta. E allora, l'abbiamo visto nel servizio, sulle rinnovabili i paesi europei vanno a velocità diversa, l'obiettivo però è comune, arrivare entro il 2030 al 42,5% di consumi appunto derivante dalle rinnovabili. A Ferrara, ce la faremo a centrare l'obiettivo che l'Europa si è data, il nuovo obiettivo? Io mi auguro di sì, è un obiettivo senz'altro ambizioso che però occorre raggiungere proprio a garanzia del benessere e della salute dei cittadini e anche per un guadagno economico. È un peccato che nella lista dei paesi che avete elencato più virtuosi non ci sia l'Italia. L'Italia, anche per posizione geografica, potrebbe vantare davvero grandi percentuali, alte percentuali di consumo di energia da fonti rinnovabili. Eppure uno studio commissionato dalla Camera dei Deputati vede l'Italia consumare energia da fonti rinnovabili solo per il 20%. Quindi è un obiettivo, quello del 42 e poi del 45, ambizioso, perché dovrebbe
duplicare il consumo attuale, ma siamo fiduciosi che possa farcela. Ferrara, lei diceva obiettivo ambizioso. Bene, l'Italia frena per quanto riguarda lo stop alle auto inquinanti, pone anche dei paletti per la normativa sulle case ecologiche. Nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che le rinnovabili non bastano, bisogna puntare anche sul nucleare. E allora come si fa a non inquinare? Beh, guardi, noi non ci troviamo d'accordo rispetto a queste dichiarazioni. Anche in Parlamento abbiamo visto, al Parlamento europeo abbiamo visto come sulla direttiva rinnovabili il centrodestra si sia completamente spaccato, con la Lega che ha votato contro, Fratelli d'Italia che si è astenuta, Forza Italia che ha votato a favore. Insomma, è un governo che purtroppo ha le idee un po' confuse, e devo dire che con questa votazione in Parlamento europeo ha dimostrato di essere più dalla parte delle fonti fossili che delle rinnovabili. Anche queste dichiarazioni lo confermano. Io intanto con voi voglio parlare anche di un altro argomento, perché la Commissione europea propone una carta per la disabilità. In pratica si tratta di un documento che sarà valido in tutta l'Unione europea e consentirà alle persone che appunto hanno una disabilità di poter accedere a agevolazioni per i musei, per i trasporti, per i parchi. E allora questa realtà già c'è in Italia, vediamo come sta funzionando con Letizia Pascale. Queste due foto sono di Berlino, questo è Siviglia in Spagna, questo invece è il British Museum di Londra. Graziano riguarda le foto dei suoi viaggi, tanti ricordi belli ma anche qualcuno più amaro. Viaggiare non sempre è facile per chi ha una disabilità, specialmente se, come nel suo caso, si tratta di una disabilità invisibile e quindi più difficile da dimostrare. Io ho la distrofia muscolare di Becker. Io non sono su carrozzina, no, e al momento per fortuna non ho bisogno di altri ausili. Devo dire che mi è capitato tante volte di scontrarmi con questa sorta di mancanza di riconoscimento. Faccio un esempio, magari prendere la metropolitana, chiedere di potermi sedere perché ho un'invalidità e insomma essere visto come una sorta di furbetto che ci prova. Avere un posto sui mezzi pubblici, ricevere assistenza, saltare la fila ad un museo, diritti che spesso all'estero è più difficile vedersi riconosciuti. Proprio in queste situazioni dovrebbe servire la Disability Card europea, il tesserino proposto dalla Commissione per certificare la propria disabilità anche all'estero e poter così beneficiare delle agevolazioni a cui si ha diritto. Speriamo che questo strumento possa essere utile anche per supportare magari la cittadinanza o gli addetti di un museo o di altre strutture a far sì che non ci siano più quelle problematiche rispetto al riconoscimento, sia se si tratti di patologie dove c'è di mezzo magari la carrozzina o una stampella, o come nel mio caso proprio l'assenza di visibilità dell'invalidità. Ecco. Grazie ad un progetto pilota che coinvolge 8 paesi, in Italia la Disability Card è già arrivata, non senza qualche difficoltà. Soprattutto da parte dei cittadini esteri che vengono in Italia e non vedono riconosciuta la card. L'Italia è bellissima ed è piena di musei. Non consentire l'accesso ad una persona con disabilità che viene dall'estero, garantendo alla stessa persona quelle agevolazioni che vengono garantite alle persone che risiedono nel nostro territorio, è una limitazione funzionale di questo strumento. Rimane ancora molto da fare per garantire che i diritti degli 87 milioni di cittadini europei con disabilità non si fermino alle frontiere nazionali. Allora, riusciremo a far sì che sia efficace in tutti i paesi europei prima delle prossime elezioni europee? Beh sì, bisogna senz'altro dare un'accelerata, anche perché era davvero da tempo che si aspettava questo strumento. Io ricordo a giugno, durante lo European Youth Event a Strasburgo, una ragazza spagnola venne ad abbracciarmi chiedendo proprio di fare leva sulla Commissione europea per la presentazione di questa carta. Si tratta proprio di garantire l'attuazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione di tutti i cittadini europei, dunque anche coloro i quali sono portatori di disabilità. Quindi sicuramente il nostro impegno dovrà essere quello di
accelerare tutto l'iter decisionale in modo tale che per la fine del mandato si arrivi con questo strumento in mano utilizzabile da tutti. E come sottolineavate, anche riuscire a divulgare il più possibile il fatto che c'è questa possibilità ed esiste questa card. Ebbene, a proposito di tutele, c'è una novità importante perché il Parlamento europeo ha deciso di estendere il marchio DOP anche alle eccellenze dell'artigianato. E allora potranno avere il marchio DOP ad esempio le ceramiche che sono a Faenza, la porcellana di Capodimonte e anche i vetri di Venezia. E proprio da Murano, da Venezia, viene il servizio del nostro inviato Sergio Carrara. La carta che usiamo, che ormai a Venezia si usa, l'artigiano usa questa carta che ha una caratteristica molto importante, molto flessibile. Una volta che si lavora con la colla, alla fine noi usiamo anche la garza per rendere la maschera, a prescindere, un po' più esteticamente più bella, ma anche perché rende ancora di più la maschera flessibile. Non usiamo gesso o molte cose sopra la carta perché altrimenti renderebbe la maschera molto fragile. Io vengo poi da una tradizione dei gondolieri, perciò mio papà e mio nonno erano gondolieri, sono veneziano proprio doc, solo che ho cambiato il mestiere e ho rotto la tradizione del gondoliere. C'è stato un salto, una perdita di un paio di generazioni. Si fa fatica a avere i giovani che fanno questo mestiere. Pochi metri dalla bottega e le maschere diventano di plastica. I turisti se le portano a casa per pochi soldi, un souvenir di Venezia che spesso ha viaggiato con loro nel tragitto di andata dalla Cina e che tra pochi giorni farà il percorso inverso. È la Venezia del mordi e fuggi da 30 milioni di turisti all'anno, ma a pochi passi da calli e campielli stracolmi resiste la città dell'artigianato della bellezza. Tessuti, merletti, abiti preziosi e poi i maestri d'ascia e quelli del vetro che riportano i fasti della Serenissima. E lasciata Venezia andiamo verso Murano, l'isola dove la Serenissima trasferì le vetrerie per sfuggire all'insidia più pericolosa, quella del fuoco, degli incendi. Ma adesso per le vetrerie di Murano il nemico è la concorrenza sleale. Murano, la fucina di Venezia, da questi forni da secoli escono capolavori. Un lampadario può costare anche 400.000 euro o poche decine se viene dalla Cina. Sono dei pochi che ancora vende esclusivamente Murano, solo Murano. Sono nato qua, vivo qua, mio papà era un maestro vetraio, quindi vendo tutte cose vecchie dagli anni 50 in poi. Ma non c'è merce per sta gente qua. Mi dispiace dirlo, ma si cambia il turismo completamente. Super cheap. Quanto vale la concorrenza sleale secondo lei? Secondo me un buon 50% del mercato potrebbe valere. Purtroppo anche a Murano viene venduto del vetro non prodotto a Murano. Allora i produttori, gli artigiani che ci tengono a dire che il loro prodotto è prodotto a Murano, scrivono queste frasi. Nei giorni scorsi il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera al marchio DOP europeo per tutelare l'artigianato dei 27 paesi. Basterà registrarsi sulla piattaforma EUIPO, l'agenzia che garantirà materiale, lavorazione e provenienza da ben precisi territori. Sarà un passaporto di qualità valido in tutto il mondo e ovviamente non riguarderà solo il vetro. In Italia anche ceramiche, tessuti, abiti, calzature, coltellerie, marmi, alabastri, che ogni giorno si lavorano in quasi 1,5 milioni di botteghe artigiane. Uno dei suoi vasi è frutto di che cosa? Materia prima, talento, tradizione, che cos'è? Tutto questo messo insieme, appunto le materie prime, l'isola, si dice anche che a Murano nascono dei colori diversi rispetto in altri posti, dovuto anche al clima, all'umidità, al mare, la tradizione, 1000 anni di storia e l'arte che comunque viene tramandata da mio nonno, mio padre, tutti lavorano nel vetro e questo va tutelato. Noi abbiamo un marchio da 30 anni a tutela del nostro prodotto. Se ne arriva un europeo può essere sicuramente un vantaggio, l'importante è che abbia delle caratteristiche come l'attuale. L'obiettivo di Bruxelles è aumentare la produzione del 20% in 5 anni. L'esempio da imitare in Italia sono i prodotti alimentari. Dall'introduzione del marchio DOP, il parmigiano reggiano ha raddoppiato i posti di lavoro nei caseifici. E allora abbiamo sentito, le questioni sono la carenza di manodopera e anche il bisogno di un fisco più leggero. E allora giro a queste questioni proprio a voi, onorevole Ferrara.
Sì, assolutamente, bisogna fare in modo di agevolare gli artigiani e i piccoli imprenditori che già possiamo definirli stoici nel resistere al mercato globale, nel continuare a portare avanti, a tramandare delle lavorazioni tradizionali e anche piccoli imprenditori che nonostante le difficoltà continuano a produrre dei prodotti di eccellenza che sono un vanto e un orgoglio per il nostro paese. Io questa settimana ho ospitato dei giovani imprenditori calabresi, produttori di olio IGP, di clementine IGP, della cipolla di Tropea IGP e via dicendo. Quindi davvero bisogna fare in modo da rendergli la vita più facile, in modo tale da garantire anche la tutela delle nostre eccellenze. E allora io vi ringrazio per essere state con noi, ringrazio anche voi telespettatori per averci Grazie. Seguito. Noi torniamo sabato prossimo, sempre 10:05, sempre su Rete 3. A tutti voi, buona giornata.